Tra gli abitué della rassegna delle sagre c'è naturalmente Colfiorito con la sua mitica ciambella di patate rosse dolci. Siamo con Stefano Morini, presidente dell'associazione che organizza la rassegna della patata rossa, un appuntamento importantissimo per Colfiorito e non solo, che vive anche qui alla rassegna delle sagre. Eh sì, sono molti anni che oramai veniamo, è un appuntamento fisso per diciamo il circondario di Perugia, che richiede la ciambella di patata. Un prodotto, la ciambella di patata rossa dolce, che noi abbiamo scoperto, ammettiamo la nostra ignoranza, solo lo scorso anno, ma ci siamo innamorati come tanta gente che anche questa sera ha fatto una fila lunghissima per gustarsela. Un prodotto che poi ovviamente voi preparate direttamente qui nel vostro stand. Sì, certo, il prodotto è fatto direttamente allo stand, non nulla di confezionato, è prodotto genuino fatto con le patate. Dal punto di vista logistico, Stefano, quali difficoltà ci sono nel trasferire una struttura importante e particolare come quella che serve per realizzare questo prodotto in loco in casa vostra, ovvero a Colfiorito? Beh, in fase organizzativa c'è da spostare molte cose, tra cui la nostra padella gigante e tutti i macchinari che servono per la lavorazione della patata rossa. Tornando più in generale a parlare della vostra presenza qui a San Sisto, è una vetrina importante che dà lustro alla vostra manifestazione e che vi consente di toccare con mano anche al di fuori del territorio quanto siete conosciuti e apprezzati. Beh, la rassegna delle sagre è un punto di riferimento, penso, per qualsiasi sagra, sia per la sua importanza che per il luogo che la ospita. A distanza di tempo possiamo in qualche modo fare anche un bilancio della edizione che vi siete lasciati alle spalle, è stata un'estate importante per voi con una doppia sagra, tra l'altro. Sì, diciamo che è stata molto positiva, molte persone sono venute, forse molte più degli scorsi anni. Abbiamo, come oramai di consuetudine, due sagre nel giro di 20 giorni, una con la sagra della patata rossa e una i nostri prodotti con il pesce dell'Adriatico. E Stefano, vivere questi eventi da protagonista, da presidente, con il carico anche di responsabilità che comporta, che esperienza è e è stata? Diciamo, come primo anno, faticosa ma soddisfacente, sia per le persone che sono venute alla manifestazione, sia per gli aiutanti che mi hanno sostenuto nell'organizzazione della manifestazione. Ecco, sulla scorta di questa esperienza che ti lasci alle spalle, quali progetti hai in mente per il futuro? E adesso avremo un appuntamento a Gemona del Friuli con la Sagra del Formaggio a novembre, e poi probabilmente rifaremo i mercatini di Natale. Bene, chiudiamo con una battuta. Stefano, quante ciambelle contate di sfornare nel corso di questa edizione 2017 della Rassegna delle Sagre? Speriamo tantissime, ma numericamente parlando non so.